Ecco, mi sembra che la diretta sia iniziata. Vediamo se sono ancora capace a fare delle dirette, perché sono effettivamente un po' di mesi che non faccio dirette e vediamo se non ho perso, no, l'esperienza, non ho disimparato. Innanzitutto vedo che i primi amici, le prime amiche stanno arrivando. Io direi, no, di chiamare tutti quelli che a casa si sono dimenticati, non hanno attivato la campanella, chiamarli perché a breve iniziamo. Ciao Luca, ciao Viviana, un abbraccio, un bacio. E tu chiaramente insegnando matematica, cioè non puoi adottare prima filosofare. Luca, Manuele, ciao Licia, Ale, Sabina, David. State ritornando, siamo quasi già 100. Frael, ma da quanto non sentiamo? Ciao, buonasera, è tempo di filosofare. Non è tempo di filosofare, è tempo di prima filosofare. Non basta filosofare, è il tempo di prima filosofare. Buonasera maestro, troppo buono. Ciao, 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 ciao. Siete tantissimi, dunque direi che io dicevo a 100 iniziamo, siamo già 120 persone, lo sapete, il motivo di questa diretta è la presentazione del manuale Prima Filosofare. Ve lo presenterò in compagnia dei coautori, dei miei compagni di viaggio. Uno dei motivi, se non il principale motivo della mia assenza dalle dirette di questi mesi, è proprio l'impegno del manuale. Il manuale è un progetto bellissimo, un viaggio veramente incredibile, ve lo dico senza retorica, in questo caso poi anche con coautori che ho scelto io, che erano già degli amici. È stata veramente un'esperienza bellissima, ma molto molto faticosa, perché tre volumi di un manuale, un corso di filosofia dalle origini alla Butler, potete immaginare quanta ricerca, quanto studio, quante competenze, quanti collaboratori, quante bozze. Devo dire che l'editore La Terza ha creduto in questo progetto, lo ha fortemente voluto, lo ha sostenuto e noi oggi siamo qua con orgoglio a presentarlo. Un gran traguardo, speriamo. Ciao Paolo, che brutto audio, già subito, ma allora devo stare vicino, mi dimentico sempre che devo stare vicino. Lucilla, dove sei? Paolo Guesso. Paolo, adesso tra poco ti presento anche Lucilla, arriverà. Prima filosofare è il manuale che vi presentiamo, è il manuale per tutti i licei, ma anche per le singole persone che hanno piacere di fare un percorso filosofico. Prima filosofare è adottabile da quest'anno, ovviamente, per il prossimo anno. Adesso ve lo presentiamo e poi ovviamente lasceremo molto spazio a voi. Fateci tutte le domande che ci seguirà in differita perché c'è Berlinguer. Ah, va bene, vabbè, dai, è un buon motivo. Però potresti anche registrare, ovviamente, Augias e guardare Saudino, eccetera, eccetera. Altrimenti, chiaramente, questa diretta verrà caricata sul mio canale, dunque domani la potete recuperare. Va bene? Siamo pronti? Grazie ancora a tutti. Matteo, ciao. Faccio entrare i coautori, coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio, lo faccio con galanteria e cominciamo innanzitutto dalla coautrice che è Lucilla Moliterno. Ciao Luci. Ciao, ciao Matteo, buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere qua con noi. Tu hai un colore migliore, la mia telecamera è un po' da veramente Ghost Town, va bene? Abbiamo tutti e due delle librerie alle spalle, ma invitiamo qualcuno che la libreria non ha ed è Stefano Tancredi. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Carichi, com'è? Carichi? Va bene Stefano, poi tra poco ci conosceremo ancora meglio, alcuni li conoscete già e poi l'ultimo coautore che è Daniele Gorgoni. Ciao Daniele. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Allora, prima filosofare, io l'ho già detto, amici, che è stato un viaggio bellissimo, faticoso, senza fare la retorica della fatica, ma io credo che comunque la fatica faccia crescere, noi siamo sicuramente cresciuti, ci siamo confrontati, questo è un manuale collettivo perché
ci piace ribadirlo, tutto quello che vedete e vedrete pubblicato, che troverete sui manuali, è figlio di una condivisione, figlio di dibattiti, e tutti abbiamo, no, dato quello che potevamo e dovevamo dare per appunto la nascita di questo manuale. E dunque un progetto collettivo che nasce anche dall'esigenza di provare a raccontare la filosofia anche in un modo più fresco, più accattivante, certamente rigoroso dal punto di vista linguistico. Abbiamo tanti apparati didattici che adesso vi presenteremo, abbiamo curato tantissimo la scrittura, abbiamo un taglio anche nuovo con cui presentiamo alcuni autori. Lo dico ai docenti che ci stanno ascoltando: fate richiesta della copia saggio, andate sul sito La Terza Libri Più Rete e lì potete indicare con nome e cognome la vostra scuola e i rappresentanti, i distributori vi porteranno la copia saggio. Il volume 1 Dalle origini a Occam è già disponibile, così come è disponibile il volume terzo, eccolo qua, il terzo volume, Da Schopenhauer alle filosofie femministe, e verso la metà, seconda metà di marzo, avrete il secondo volume, il volume che va chiaramente dall'umanesimo, dalla rivoluzione scientifica, fino ad Hegel, dunque la filosofia moderna. 150 quasi persone, direi io, ciao Gloria, ciao Alessandro, io adesso faccio un po' intervenire i coautori e poi dopo c'è anche una piccola sorpresa, perché si assomiglia a Marx, al Marx degli scritti giovanili, hai ragione Riccardo, ci provo, e guardalo qua, Karl Marx anche in statuetta, ma neanche delle altre, eh. Qua abbiamo, okay, Aristotele, c'è un po' di collezionismo, ma io ne sono, quanto la dico? È vero, ma non, dov'è Kylo Ren o Darth Vader? Kylo Ren, Kylo Ren è qua, Yalace Chewbacca, là dietro il poster di Darth Vader che mi ha regalato Sofia per i miei 50 anni, perché ne ho fatti 50, so che li porto molto bene, però che non li dimostro, ma ho già 50 anni, e poi là dietro Corto Maltese, un mio mito, e Socrate De Mostri. Ma bando alle ciance, io adesso faccio le domande ai miei coautori, poi vi ripeto, ah, c'è una sorpresina, state collegati che c'è una sorpresa, non è solo una presentazione del manuale, c'è una sorpresa, rimanete in linea, ok? Un occhio a Berlinguer e a Corrado Augias e l'altro occhio per noi. Comincerei con Daniele. Daniele, qual è il, secondo te, uno dei pezzi forti del manuale, un aspetto rilevante, o un paio di aspetti rilevanti che tu non dovessi incontrare un insegnante immediatamente sottolineeresti, o un appassionato di filosofia che vuole appunto mettersi a fare un corso di filosofia? Ma allora, dunque, il primo punto è quello su cui abbiamo lavorato secondo me moltissimo, cioè abbiamo detto a chi è rivolto questo libro, ovviamente agli insegnanti, ma soprattutto agli studenti e alle studentesse, e quindi la prima, studenti e studentesse che lo affronteranno, che lo prenderanno in mano nel 2025-2026, speriamo insomma a lungo, quindi chiaramente abbiamo cercato di utilizzare una scrittura fresca, comprensibile, chiara, che mantenga ovviamente una accuratezza, diciamo, scientifica, filosofica, ma che permetta la comprensione, insomma. Un testo rivolto quindi effettivamente anche ai ragazzi e alle ragazze di oggi. E un altro aspetto, oltre appunto alla scrittura che abbiamo cercato in ogni capitolo di mantenere con questo stile particolare, un altro aspetto su cui volevo soffermarmi riguarda i cosiddetti inneschi, cioè all'inizio di ogni unità noi abbiamo pensato di inserire un riferimento all'attualità, che può essere un estratto di un romanzo, oppure un articolo di giornale, un articolo di una rivista scientifica, oppure tratto da un blog, cioè un testo recente che permetta agli studenti immediatamente di cogliere l'attualità delle tematiche che andranno a studiare appunto in quell'unità e quegli autori che affronteranno. Proprio perché la nostra idea è che la filosofia sia non solo studio della nostra tradizione culturale, studio del passato, ma
un tema estremamente attuale, ma una disciplina che permetta di indagare l'oggi in maniera ovviamente critica. E quindi, ad esempio, quando si parla di Bergson, come non parlare del modo in cui oggi la scienza cerca di analizzare e studiare il tempo? Quando si parla di Socrate, invece abbiamo inserito un innesco che riguarda le difficoltà che le persone hanno oggi a riconoscere la propria ignoranza, il cosiddetto effetto Dunning-Kruger, che è un effetto psicologico studiato, cioè il fatto che le persone più, diciamo così, sono poco colte, più sono inconsapevoli della propria ignoranza, appunto. E quindi questi sono due esempi, ma ce ne sono molti altri. Quando si parla dell'illuminismo, abbiamo provato a parlare e a tornare su temi legati ai diritti umani, legati ad esempio alla pena di morte nel mondo, per cercare subito di portare i ragazzi, diciamo, in una delle grandi tematiche dell'illuminismo, Cesare Beccaria, e quindi appunto l'abolizione della pena di morte. Questi sono alcuni esempi, ma ne trovate moltissimi altri, ogni unità ha proprio un innesco specifico. Perché qualcuno ci chiedeva, ad esempio, quando parliamo di Marx, apriamo con i dati sulla disuguaglianza oggi nel pianeta, come strutturata, partendo dai dati di Oxfam. Cioè, subito far capire, c'era Daniele, l'attualità della domanda. La filosofia è domanda, la domanda rimane, poi ci sono risposte, teorie anche diverse, ma è la domanda, no, il motore della ricerca filosofica. Noi abbiamo sul nichilismo, oggi il nichilismo studiato da Galimberti, è un incipit, no, al capitolo. Molto bene. Poi, Dani? Poi, l'altra cosa che abbiamo inserito all'inizio dell'unità sono le cosiddette domande per orientarsi, cioè delle domande che in qualche modo rappresentano le questioni fondamentali che poi gli studenti e le studentesse andranno a trovarsi nel corso del capitolo, in modo tale che fin da subito abbiano una traccia degli argomenti fondamentali che appunto dovranno poi, diciamo così, comprendere, assimilare e studiare. Nel corso del capitolo, tra l'altro, ci sono già delle frasi evidenziate già proprio a stampa per aiutare, diciamo così, lo studio e quindi appunto evidenziare le parti fondamentali che dovranno essere memorizzate. Innanzitutto, Dani, mentre preparati, Luci, che passo a te, saluto certo Alfredo, che mi ricordo di te, col Pega, grazie, abbiamo fatto di tutto per dare vita a un manuale, ripeto, che sta al passo con i tempi, ma che affonda, no, le radici nel passato. Il fatto che tu ci dica che lo voglia adottare veramente ci riempie di gioia e ti abbracciamo. È veramente importante che voi ci diate un sostegno, dove chiaramente avete visto il manuale, siete convinti di questa proposta. C'è il formato digitale, ci chiede ovviamente Mario, c'è anche il formato digitale e abbiamo, grazie Giuliano per la domanda, abbiamo pagine dei volumi assolutamente anche dedicate ai BES e soprattutto nelle pagine ci sono, ma poi c'è tantissimo in digitale e questo è un lavoro che ha fatto la redazione, appunto, La Terza. Allora, Lucilla, passo a te. Un altro punto forte del manuale, su cosa ti focalizzeresti? Allora, a mio avviso uno dei punti forti del manuale sono sicuramente le rubriche. Prima di tutto filosofi a duello, ne ho qua un esempio. In filosofi a duello scegliamo un tema filosoficamente importante e mettiamo a confronto le tesi proprio con dei passaggi antologici di due filosofi. Ad esempio abbiamo un Platone contro Aristotele, che cos'è l'arte, oppure abbiamo un bellissimo nel terzo volume Weil contro Arendt, che cos'è la politica. Poi abbiamo altre rubriche, ad esempio Polis e Polemos, un esempio può essere Mondo digitale e democrazia,
Oppure abbiamo una terza rubrica, filosofia, scienza e natura, uno dei temi declinati è l'ecoansia in questa rubrica. Ecco, tutte queste rubriche collegano la filosofia di nuovo con i temi attuali, o meglio mostrano che alcuni temi ricorrono nella storia del pensiero lungo i secoli. Alcune questioni che ci sembrano attuali in realtà sono antiche. C'è una permeabilità in questo. Collegano la filosofia anche all'educazione civica e ambientale. Al termine di tutte queste rubriche invitiamo gli studenti, le classi, anzi, sono spesso lavori di gruppo, a svolgere delle attività di riflessione, di rielaborazione, ma anche di tipo laboratoriale, debate, compiti di realtà e attività simili. Questo perché noi crediamo che discutere e confrontarsi siano pratiche filosofiche che servono a rinforzare e interiorizzare l'apprendimento. Il nostro Scusa, un gatto nel frattempo ha invaso la punto. mia stanza. Beh, gli animali sono nostri. Nostri Un saluto a Maurizio. amici. Sì, Quello no, che dice questa Lucilla era è un po' grande. diciamo, il gatto Maurizio. È un po' il leitmotiv di chi mi conosce, tutto il mio modo di intendere la filosofia, e non un caso che ho scelto questi collaboratori. Bisogna condividere, avere una visione di fondo. La visione di fondo non è mai appiattire la filosofia sul presente, no? Ma è arricchire il presente con la filosofia, perché noi siamo chiaramente figli di Platone, di Nietzsche, di Hannah Arendt. Non è che loro ci assomigliano un po', siamo noi che abbiamo molto da imparare a partire dalle loro lezioni, le loro intuizioni, le loro riflessioni. Vi invito veramente, colleghi, a recuperarlo, a guardare l'indice, perché oltre chiaramente a tutti i classici della filosofia abbiamo fatto delle scelte. C'è molta filosofia politica perché noi crediamo nella filosofia politica, e poi abbiamo alcuni autori, anche quelli più difficili, Husserl, Heidegger, veramente scritti con l'aiuto di collaboratori, ricercatori dell'Università di Torino, non solo, veramente molto. Molto, molto in gamba, oltre alle filosofie femministe di cui parlavo prima, curate da un'autrice veramente in gamba. Dunque, abbiamo cercato di costruire un manuale attingendo anche a specifiche competenze. L'impianto è quello storico, sicuramente, c'è una storia della filosofia, ma poi ogni singolo insegnante può prendere gli autori che sono anche collegati, no, attraverso delle tematiche ricorrenti, e fare il proprio percorso di filosofia. È ricchissimo anche di cinema, ma di queste cose penso, no, adesso ci parlerà anche Stefano. Quali sono, Stefano? Ah, ecco qua, tra l'altro, ringrazio Davide Tamburini per sostenere la serata. Alessandra Marapala, la terza, è intervenuta e ci ha detto: sono disponibili i volumetti BES Filosofia essenziale per l'inclusione. Dunque abbiamo questa no, no, ricchezza, c'è il CLIL, abbiamo cercato di dare tutti gli strumenti, perché il manuale è uno strumento, poi l'insegnante lo fa vivere, lo declina nella sua specifica classe, nel suo indirizzo di studi, lo declina nel suo territorio, è uno strumento. Per noi è uno strumento molto ricco, ma poi ogni insegnante chiaramente si prenderà il martello, il cacciavite, la chiave inglese, quello che gli serve per poter, no, far stimolare, direi, la curiosità filosofica negli studenti. Prego Stefano, secondo te i punti di forza? Secondo me un altro elemento fondamentale del manuale, un altro elemento sicuramente stimolante, che anzi ha contribuito a cercare il più possibile di attualizzare la filosofia e renderla una disciplina, diciamo così, un insegnamento che possa parlare agli studenti e ai docenti che adottano il manuale, è sicuramente il laboratorio finale, il cosiddetto le connessioni. Connessioni, di cui qui abbiamo un esempio, in cui praticamente noi riprendiamo uno dei temi cruciali, uno dei temi essenziali dell'unità di cui andiamo a trattare, di cui abbiamo trattato, e cerchiamo, appunto, proviamo a collegarlo, a creare dei legami, appunto, a creare delle connessioni, diciamo
di questo tema con alcuni, possiamo dire così, con media differenti, diciamo così, con soggetti differenti, possono essere libri, film, cartoni animati, episodi sportivi. Un esempio, secondo me, sicuramente che riesce a esemplificare al meglio questa concezione, questa idea di laboratorio che abbiamo avuto, è sicuramente quello dell'unità, viene a dire, sarà che ci sono affezionato l'unità dei medievali, in cui ci sono il tema del, c'è il tema del confronto tra fede e ragione, che noi decliniamo con tre media, direi, differenti, o meglio due media differenti, che sono in questo caso la letteratura, con Umberto Eco, con Il nome della rosa, e il cinema. Il cinema partendo da Martin Scorsese, con un film fantastico come Silence, per arrivare poi a un film molto più pop, molto più conosciuto come Blues Brothers. Il tema, in questo caso, della fede e della ragione, è declinato in questa maniera. O possiamo anche andare a prendere, per esempio, il laboratorio che abbiamo deciso di costruire intorno agli arabi, alla filosofia araba e alla filosofia ebraica, sempre nell'ambito medievale, in cui in questo caso il tema centrale è il doversi confrontare con visioni e culture differenti, e in questo caso il confronto è stato fatto sì con film e con libri, ma anche con episodi sportivi, come per esempio la scelta di non rispettare, in questo caso il Ramadan, da parte di Salah per poter disputare una finale di Champions League di qualche anno fa. Insomma, secondo me il laboratorio Connessioni è in grado di dare uno strumento di più ai docenti per poter parlare con gli studenti, anche uno strumento per gli studenti per potersi interessare ancora di più alla filosofia, che così diventa ancora di più materia viva, materia presente. Una cosa, tra l'altro, che possiamo aggiungere, che diciamo sia un po' corollaria al laboratorio, è appunto il costruisci la tua biblioteca. Noi, alla fine del laboratorio, dopo aver anche proposto delle attività, proposto dei laboratori a partire da queste connessioni, diamo anche degli spunti, diciamo così, di lettura, di approfondimento, diciamo così, per gli studenti un po' più interessati, un po' più appassionati alla materia. Questo è, secondo me, un altro elemento. E sono tutti testi, no, da noi visti, selezionati, letti, adatti ai ragazzi, perché a volte nemmeno hai trovato un elenco, no, bibliografico, che però di fatto non è utilizzabile da studenti liceali. Esatto, io prendo per esempio Tommaso d'Aquino, cioè Tommaso d'Aquino in pochi minuti, risposte per chi ha fretta alle domande fondamentali, cioè proprio un testo che uno studente liceale può leggere tranquillamente. Certo, voglio sottolinearvi che ad esempio molti dei testi della rubrica Costruisci la tua biblioteca di La Terza saranno scaricabili gratuitamente con appunto il QR code. Dunque la Terza mette a disposizione, vi faccio un esempio, abbiamo introdotto il primo volume con un po' l'inutile utilità della filosofia e le grandi questioni sollevate. Allora abbiamo utilizzato dei testi di filosofi anche contemporanei, Savater che si interroga sul perché studiare la filosofia a scuola, Bencivenga, la filosofia come gioco, la filosofia come una bussola di Pollastri, Cambiano, che fu anche mio insegnante di filosofia medievale, e aristotelica, la filosofia e pensiero divergente. Quando questi testi sono editi dalla Terza, voi li potete trovare scaricabili, dunque voi come insegnanti o coloro che compreranno il libro che non è insegnanti potranno veramente arricchirsi di testi. Ci tengo però a dire ancora una cosa: noi le connessioni le abbiamo fatte, ci mancherebbe, guardate qua chi mi conosce, sono con le manette di Joker. Abbiamo la Marvel, abbiamo la DC, abbiamo Star Wars, il Signore degli Anelli, abbiamo i Simpson, abbiamo Hitchcock, abbiamo tutto, ok, Kubrick, ma abbiamo tutta una cosa, abbiamo gli autori spiegati in maniera, secondo noi, molto robusta, con un glossario itinerante, in modo tale che gli studenti, man mano che incontrano concetti e parole, possono immediatamente soffermarsi, irrobustire le conoscenze. E abbiamo un'antologia, che qua selezionata,
quelli classici, ma i testi, quelli più importanti, dal mito della caverna alle topiche freudiane, chiaramente, e abbiamo dunque i passaggi più emblematici e poi abbiamo anche l'apparato in digitale. Ma abbiamo voluto fare un'antologia, anche in questo caso, veramente, veramente spendibile, non mettere tutta una serie di testi che poi difficilmente, perché siamo sinceri, c'è un problema di tempo, vengono fatti. Dunque su carta, perché il cartaceo è come se conta, vi faccio un esempio: in Socrate abbiamo il sapere di non sapere e dunque abbiamo un passaggio veramente importante alla poesia di Socrate e poi un passaggio del Fedone dove c'è la morte di Socrate. E dunque tutti i testi veramente principali da utilizzare, vale per Nietzsche, vale per Marx, Schopenhauer, vale per Kierkegaard, vale per Popper. Questa è una cosa importante. E poi anche sul cartaceo abbiamo dei testi un po' diversi e sfiziosetti ogni tanto, Ma brava, proprio perché avendo fatto questa scelta di dare delle cose spendibili in classe, abbiamo tolto alcuni magari brani o ridotto, faccio un esempio, di Schelling, di Fichte, che quasi mai vengono letti, ci sono online, c'è qualcosa anche sul cartaceo, per potenziare magari degli aspetti, magari diversi, ma da Hegel alla scuola di Francoforte, da Bobbio a Hannah Arendt, che in altri manuali non ci sono, perché il manuale deve essere appunto lì, bello, utilizzabile. E poi, ovviamente, questo è una cosa che potevate già immaginare, il manuale ha per ogni capitolo la mia lezione dai 10 ai 15 minuti per riassumere, dunque da utilizzare per preparare le interrogazioni, sono tutte lezioni diverse, originali, realizzate per il manuale Prima Filosofare, realizzate per la terza, dunque non le lezioni presenti sul canale. Dunque gli studenti e studentesse potranno, una volta seguita la vostra spiegazione, una volta aver letto il paragrafo sottolineato, aver studiato il capitolo, andare a ripassare in vista della valutazione, della verifica scritta, la verifica orale. Per l'esame di Stato ci sono anche dei podcast in cui vengono proposte delle letture, l'oltreuomo nicciano confrontato col superuomo di D'Annunzio, il superuomo in Pirandello, ci sono tanti collegamenti in vista della maturità realizzati su podcast. Ma io lascio a Daniele. Una cosa importante. Vai, Luci, vai tu, vai. Volevo rispondere. Io non l'ho alzato. Infatti, vi lascio la parola. Voi, tanto io vado, raccolgo e volevo dirvi, Daniele, non so, Stefano, Lucilla, chi vuole, c'è questa bellissima domanda di Massimiliano e io ti dico di sì, ma lascio i miei. Cerco io la risposta perché ce l'ho sotto gli occhi. Proprio una delle rubriche che menzionavo prima, che è filosofia, scienza e natura, nel terzo capitolo della terza unità del terzo volume, 333, è dedicata proprio a... Terzo volume, terza unità, terzo capitolo. Vabbè, raga, pagina 153, se proprio volete andare a vederla, è dedicata a Peter Singer e l'antispecismo. No, io quello che volevo semplicemente dire è che tutti questi laboratori, tutte queste rubriche non vogliono andarsi a sostituire al ruolo del docente, possono essere, anzi, sono degli spunti, sono delle indicazioni che il docente può seguire, non seguire, sono degli spunti anche per gli studenti. Il nostro obiettivo non è sicuramente quello di andarci a sostituire al docente della materia, anzi, poter dare anzi al docente, all'insegnante, degli strumenti in più. Direi che concordiamo su questo. Allora, bene, io raccolgo un po', sono tante domande importanti in queste dirette rispondere. Giuliano, sì, ti capisco, una delle caratteristiche del mio canale di YouTube è di avere anche lezioni monster per gli appassionati, 25, 30, 40 minuti, il manuale ha ovviamente delle lezioni, delle video lezioni più brevi, proprio perché siano più utilizzabili e più spendibili, anche perché Giuliano la spiegazione gliela farai tu, lavorerai tu in classe con i ragazzi,
se hanno piacere di ripassare, o se vuoi fare una lezione appunto a classe rovesciata, dici, dite, ascoltate prima il video su appunto la vita out out di Kierkegaard, vi ascoltate la lezione e poi ne parliamo in classe, va bene? E c'è per ogni capitolo, c'è appunto una lezione. Qua, siccome so che la terza ci sta ascoltando, e Alessandra Maria Paola chiedo se può rispondere a questa cosa, chiedono se il manuale per i docenti quando sarà a disposizione. Dunque, non so se appunto Alessandra Maria Paola può rispondere, o magari già anche risposto, così poi lo metto in sovraimpressione. Ah, certamente, ci chiedono, perché non avete considerato Russell? Ma perché non abbiamo considerato Russell? Prego, chi vuole rispondere? Lucilla, vai. Io su filosofi del linguaggio affini, non, come Matteo, così non parlo. È più Lucilla l'appassionata. Allora, che unità Russell, 13. Filosofo del linguaggio. Volume 3, unità 13, capitolo 1, Bernard Russell. Ho chiuso. Figuratevi se non trattavamo Russell, che oltre ad essere un gigante nel linguaggio, è anche comunque un personaggio importante da un punto di vista. Dal punto di vista politico. E oggi che siamo, ahimè, dentro un discorso nucleare, il personaggio politico con le sue marce antinucleari, anti-armi nucleari sono importanti. Ma noi, tra l'altro, adesso lascio la parola anche a Daniele su questi temi, no? Siamo arrivati a trattare la filosofia etica della responsabilità, vero Daniele? Sì, assolutamente. Nel terzo volume abbiamo dato moltissimo spazio chiaramente a temi che riguardano il XX secolo, ma purtroppo anche, insomma, il XXI, e quindi autrici come Hannah Arendt, autori come Gunther Anders sono stati trattati in maniera approfondita, perché le loro riflessioni etiche, politiche sul totalitarismo da un lato e dall'altro sul pericolo delle bombe atomiche, sulla difficoltà che gli esseri umani hanno di concepire l'utilizzo, cioè siamo capaci, dice Anders, no? Di costruirli, ma non abbiamo ancora una coscienza morale per essere consapevoli delle conseguenze che l'utilizzo di queste bombe possono portare. Ecco, questa riflessione di Anders, secondo noi, è estremamente attuale, molto molto utile, diciamo, da trattare con i ragazzi, è stata chiaramente inserita anche nel nostro manuale. Ecco, nel frattempo che è arrivata la risposta, la guida docente del volume 1 sarà disponibile la prossima settimana. È anche interessante, non ne posso riportare, c'è una discussione in rete se il lavoro di ricerca manualistica deve essere pagato dalle case editrici privati o dallo Stato. Interessante, a me quando discutete piace, mi raccomando, sempre sono correttori poi civili, come ci sono in questo momento, è giusto avere anche posizioni diverse sul tema, no, grande dell'editoria, della manualistica. Ci stiamo avvicinando al momento, diciamo, anche un po' regalo, voi potete fare delle domande, al momento così anche di sorpresa. Abbiamo pensato questa sera di presentarvi anche alcuni autori magari meno conosciuti o comunque meno presenti all'interno della manualistica scolastica. Non ci mettiamo a parlare di Platone, di Spinoza, di Kant o appunto ditevi voi di Nietzsche, no? Anche perché ne parliamo già quasi sempre. Però abbiamo nei manuali fatto anche una scelta particolare di valorizzare alcuni pensatori che in altri manuali, per loro scelta o di scelta purché argomentata e valida, sono stati magari trascurati, a nostro avviso sono minori. Abbiamo fatto una scelta importante di dare spazio alle donne, ci tengo a dirlo subito, non è la quota rosa, non abbiamo messo nel manuale delle donne per rispettare una quota rosa, ma semplicemente ci siamo detti, ma dove ci sono? Perché non valorizzarle? No? Perché se c'è un'ipazia spesso in un paragrafo o addirittura in un box
non dedicare un intero capitolo, perché appunto all'Anna Arendt, a Simone Weil, Stein, tutta una serie di autrici non dare un peso rilevante, perché hanno avuto nel dibattito filosofico quel peso, e dove ci sono valorizzarle, proprio per cominciare anche un po' a cambiare la narrazione filosofica. Poi sono il primo io a dirlo, nel 600, no? Daniele, Lucile, Stefano, è difficile, perché il sistema è quello maschile, maschilista, patriarcale, che una donna potesse riuscire ad inserirsi dentro il dibattito della filosofia moderna, conoscitiva, scientifica. E dunque lui non ti inventi una donna che possa tenere in quel momento il peso filosofico di un René Descartes, uno Spinoza o di un Hobbes, perché banalmente non c'è. Ma dove ci sono, perché non valorizzarle pienamente? E così abbiamo fatto in tutti i tre volumi, ed è proprio da una donna che vorrei partire con questa sorta di piccolo, no, così, regalino di tre lezioni brevi su tre autori. Dopo queste tre lezioni ovviamente risponderemo di nuovo alle vostre domande. Prego, da chi cominciamo? Dal volume 1. Parto io con il appunto volume 1, con un'autrice, una filosofa medievale ancora direi poco nota, che è Hildegarda di Bingen. Hildegarda di Bingen nasce all'interno di una famiglia nobile e numerosa in Germania nel 1098, e fin dall'infanzia, fin da piccola, inizia a soffrire di emicrania, a cui questa emicrania è accompagnata anche da una serie di allucinazioni. A causa di questi problemi di salute, la famiglia decide di affidare la piccola Hildegarda a un monastero. E queste allucinazioni, queste, diciamo, veramente visioni, però continuano, e così a partire dal 1141 Hildegarda decide di mettere per iscritto queste sue visioni. Nel frattempo Hildegarda inizia a fare carriera all'interno del monastero, diventa badessa, assume sempre più prestigio e importanza, soprattutto in Germania, per i suoi metodi originali di insegnamento e di predicazione, e gli scritti sulle sue visioni arrivano addirittura al Papa, a Papa Eugenio III, che legge e apprezza gli scritti di Hildegarda. Hildegarda nel frattempo, passando gli anni, assume sempre più importanza, inizia a acquisire sempre una maggiore autorità, a tal punto che instaura un rapporto epistolare, si scambia delle lettere con l'imperatore Federico Barbarossa e critica Federico la sua politica autoritaria. Critica a Federico Barbarossa il suo ruolo di imperatore despota, che anzi limita e mette in discussione l'unica grande autorità nell'Europa medievale, secondo Hildegarda, che è quella del Papa, ovviamente. Nel 1079 poi Hildegarda muore, e nel 2012 da Papa Benedetto XVI è stata proclamata santa e dottore della Chiesa. Allora, quali sono le principali opere in cui vengono descritte, in cui Hildegarda descrive le sue visioni? Sono lo Scivias, per chi è interessato, il Libro dei Meriti della Vita e il Libro delle Opere Divine. Un testo che io consiglio, che si trova in commercio, è questo. Dov'è la telecamera? Hildegarda di Bingen, Visioni. Un'antologia molto bella, ben curata. Dove si collocano a livello culturale, a livello teologico, queste visioni di Hildegarda? Siamo appunto nel XVI secolo, e nel XVI secolo inizia ad emergere, diciamo così, una maggiore esigenza per una teologia più spirituale, un po' più intima, un po' più coinvolgente, che non sia più quella teologia legata allo studio degli antichi e a quella teologia fondata sull'utilizzo della ragione. Cioè una teologia che sia un po' più alternativa a quella scolastica. All'interno appunto di... qua c'è il gatto che mi invade lo schermo. Questo è Maurizio. perché Hildegarda lo prende. Insomma, all'interno di questa teologia più spiritualista, appunto, prende via la corrente del simbolismo, che ricerca appunto una lettura più spirituale del Vangelo, delle Sacre Scritture, una lettura del Vangelo che cerca di andare a trovare significato più profondo della religione cristiana, che va oltre il mero testo scritto. All'interno della corrente del simbolismo, quindi, si inseriscono le visioni di Hildegarda. Hildegarda afferma,
almeno così lei dice, queste visioni le sono dettate direttamente da Dio, le sono suscitate direttamente da Dio. E tramite queste visioni il De Garda mostra le sue conoscenze in ambito filosofico, teologico, morale, ma anche naturalistico e medico. Diciamo così, il De Garda è anche tra le prime erboriste, possiamo dirlo. Tutte queste conoscenze sono quindi espresse dal De Garda all'interno di un sistema simbolico e di allegorie. Un sistema che ha un profondo intento didattico e morale. Il De Garda con queste visioni, con questo sistema di simbolico e allegorico, vuole insegnare soprattutto, viene a dire, la morale cristiana. Non a caso le virtù sono rappresentate come scintille viventi, quasi delle stelle, mentre invece i vizi sono rappresentati come bestie feroci, figure spaventose. È bello, Stefano, questo rapporto che dici esserci tra essere umano come microcosmo. Esatto, esatto, proprio quello che, con cui volevo concludere, cioè per il De Garda l'universo intero è veramente un universo ordinato, per lui, per lei, per il De Garda l'universo è permeato da una sorta di energia vitale che lei definisce come caritas, in questo caso come amore di Dio, amore divino che permea l'universo. Il De Garda anzi rappresenta questo amore divino che ordina l'universo, questo gigantesco macrocosmo, lo rappresenta come una ruota. La ruota è l'amore divino che dà il via, avvia tutti i processi che caratterizzano l'universo. È proprio questo, cioè l'universo è un macrocosmo, è un cosmo ordinato, costituito da precisi elementi, e l'essere umano è un microcosmo. Grazie. Gli stessi elementi che sono nell'universo si ritrovano all'interno dell'essere umano microcosmo. Concludo con l'ultima cosa, o almeno lascio questa domanda aperta. Perché il De Garda decide di scrivere tramite le visioni? Perché parla di visioni? Ci sono state, gli studiosi hanno dibattuto in merito dalle spiegazioni più di tipo neuroscientifico, passiamo invece anche delle spiegazioni, diciamo così, più di carattere storico. È probabile che il De Garda abbia deciso di voler esporre la sua teologia, esporre la sua filosofia utilizzando le visioni, perché probabilmente era l'unico modo che poteva utilizzare, perché le donne all'epoca non avevano tutta questa possibilità di parlare di teologia. Come parlo di teologia? Ne parlo tramite le mie visioni, dicendo che è Dio che mi sta dettando la teologia, è Dio che parla di filosofia. E si è presa uno spazio. Grazie mille. C'è chi ci chiede, Massimiliano, che è il mio amico Max, che quest'anno più che mai sta insegnando, se c'è Tien de la Boissie, con tanti di cuore. Sì, assolutamente sì, sono molto contento, c'è Tien de la Boissie, e nel volume 2, nel primo capitolo dove parliamo dell'umanesimo di Rinascimento, e quindi vi parlo appunto due minuti di Tien de la Boissie. Diciamo, ringrazio anzitutto due cari amici e colleghi, Camille Menegger e Francesco Gallino, con cui ho lavorato nel corso di tanti anni di studi all'università e dopo l'università proprio su Tien de la Boissie. Quindi diciamo, questa è una delle piccole cose che ho fatto a livello accademico e che si ritrovano poi nel manuale. Allora, chi è Tien de la Boissie? È un umanista francese nato nel 1530. Forse qualcuno lo conosce solamente come l'amico fraterno di Montaigne. Infatti la Boissie incontra Montaigne, i due si conoscono al Parlamento di Bordeaux e diventano fraterni amici. Montaigne scriverà delle parole incredibili su Tien de la Boissie. Nel 1563, a soli 32 anni, la Boissie viene colpito dalla peste e muore. Al suo capezzale si trova Montaigne e la Boissie chiede come ultimo desiderio a Montaigne di pubblicare un suo scritto, uno scritto che ormai già circolava da parecchi anni ma che non era mai stato pubblicato. Si tratta del Discorso della servitù volontaria. Montaigne quindi accetta questa richiesta, l'ultimo desiderio del suo amico morente.
E quindi per farlo, per pubblicare il discorso della servitù volontaria, decide di mettersi a scrivere un libro, che saranno poi i Saggi, uno dei più importanti testi filosofici del Cinquecento. I Saggi sono pensati da Montaigne come una cornice all'interno della quale inserire il discorso della servitù volontaria. Però alla fine Montaigne non lo pubblicherà. Come mai? Qua ci sono storie su storie. Qualche anno prima di pubblicare i Saggi, infatti, il discorso della servitù volontaria venne pubblicato da un ugonotto, diciamo da persone legate all'ambito ugonotto, con intento di critica nei confronti del re, anzi addirittura di giustificazione del regicidio. Quindi viene pubblicato con il titolo Contruno. Spesso il discorso della servitù volontaria verrà anche appunto ricordato in questo modo. E quindi per questo utilizzo politico così forte, Montaigne probabilmente sceglie di non pubblicarlo. La storia di questo testo è incredibile, insomma non c'è il tempo di dilungarci, ma perché ci sarebbe da parlare per un'ora. Giusto per dirvi due cose, è un testo che finisce all'indice dei libri proibiti, scompare per due secoli, non si sa più dove sia, anche se si dice che il cardinale Richelieu abbia speso cifre folli per poterne entrare in possesso, ricompare nei momenti di crisi, di fermento rivoluzionario, quindi durante la rivoluzione francese, un grande rivoluzionario come Jean-Paul Marat praticamente plagerà grandi parti del discorso della servitù volontaria, verrà anche pubblicato in Italia per la prima volta nel 1799 proprio in occasione della Repubblica Partenopea a Napoli, e successivamente nel Novecento tornerà diciamo a essere letto in occasione della Seconda Guerra Mondiale. In Italia viene letto come critica degli italiani sotto il fascismo, in America viene pubblicato come testo per incitare gli americani a entrare in guerra, siamo nel 1940-41, e in Francia i francesi scappati, rifugiatisi a Londra con De Gaulle, lo fanno leggere alla radio per incitare i francesi alla resistenza contro i nazisti. Venendo più diciamo a temi ancora più attuali, è un testo che secondo alcuni è antesignano dell'anarchismo, secondo altri della lotta non violenta. A citare e utilizzare il discorso della servitù volontaria saranno Tolstoi, Gandhi e altri grandi pensatori della non violenza. Allora, ma di cosa parla questo discorso della servitù volontaria? Dunque, il tema che affronta la Boissie è il tema dell'obbedienza politica. E quindi la Boissie si chiede anzitutto: ma perché milioni di persone obbediscono a uno solo? Faccio una breve citazione. Vorrei soltanto capire come sia possibile che tanti uomini, tanti paesi, tante città, tante nazioni, a volte sopportino un solo tiranno che non ha altra potenza se non quella che essi gli concedono, che non ha potere di nuocere se non in quanto essi hanno la volontà di sopportarlo. E quindi si chiede: ma come mai tutte queste persone accettano di obbedire? Ovviamente non lo fanno perché gli conviene. La Boissie dedica delle pagine incredibili a spiegare la sofferenza che patiscono le persone sotto il tiranno. Non lo fanno neanche perché il tiranno è abbastanza forte per costringerli, perché chiaramente è uno solo. Addirittura la Boissie dice è molto spesso il più debole ed effeminato della nazione, quindi non è neanche uno di cui aver timore. Lo fanno perché sono ingannati, allora? Anche in questo caso la Boissie dice non è possibile che il sovrano, il re, il tiranno inganni tutti quanti. Allora, se obbediscono e se sono sottomessi, e perché loro stessi contribuiscono alla loro sottomissione. Ciò significa che sono dei servi volontari. Secondo la Boissie, infatti, la libertà è connaturata all'essere umano. Per essere liberi, dice la Boissie, è sufficiente desiderarlo. Vogliate essere liberi e sarete liberi, dice la Boissie. E quindi, evidentemente, il centro di questo testo è proprio un paradosso, paradosso della servitù volontaria. Gli esseri umani sono liberi, ma ovunque sono in catene, no? Come dirà poi Rousseau, che anche in questo caso lo cita esplicitamente, ma probabilmente lo avrà letto. E questo testo si conclude poi, chiudo, in una seconda parte, cercando di dare delle spiegazioni di questo paradosso della servitù volontaria, senza mai scioglierlo in realtà. È un testo che rimane appunto paradossale, forse la sua fecondità sta proprio in questo,
E la Boissy spiega appunto perché i tiranni, in che modo anzi i tiranni riescono a mantenere il potere. Grazie all'abitudine, le persone iniziano ad abituarsi ad obbedire, si dimenticano quanto è bello essere liberi, perché, dice la Boissy, c'è il panem et circenses, cioè i pani e gli occhi circensi, la capacità che hanno gli imperatori sovrani di comprare con delle distrazioni appunto l'obbedienza, e infine la piramide gerarchica. La Boissy dice c'è sempre il sovrano circondato da qualche centinaio di persone che accettano di servirlo perché a loro volta possono sottomettere qualcun altro. Bello. E quindi alla fine il tiranno mantiene il potere. Quindi insomma nel manuale trovate anche questa piccola... Grazie, grazie una... Dani, perché è un autore che io lo metto, possiamo dire, Daniele è stato un mio allievo nel 2003-2004, il mio primo allievo che si è laureato in filosofia e poi è andato avanti sui studi accademici, adesso insegna, ed è Daniele che mi ha fatto conoscere Etienne de la Boissy, che io ho già raccontato nel mio romanzo, saggio romanzo appunto dedicato ai pensatori ribelli, a ribellarsi con filosofia, e abbiamo voluto chiaramente, date le competenze di Daniele, i colleghi che prima citato, dare spazio a questo autore che tu appunto, Daniele, quando me l'hai presentato mi hai detto come la sua anche riscoperta in Francia inizio anni 2000, forse in questo boom di studi, è stata questa riscoperta utile per leggere anche alcuni fenomeni poi di servitù volontaria durante chiaramente il nazismo, il Terzo Reich, i lager, i campi di sterminio, ma anche rispetto ad altri fenomeni, no, di obbedienza che ancora oggi caratterizzano i regimi autoritari, ma non solo, anche chiaramente la democrazia. Grazie, nel frattempo la chat impazza, ringrazio Lucilla per la parola, fammi rivedere prima che hai curato Lucilla per la rubrica parola in lingua, stile avvincente, la chiarezza con lo quale fai vivere le parole, han colto che lì c'era la tua mano. Grazie, Lucia. Lucia, purtroppo non le ho scritte tutte io, anche se avrei voluto tanto. Però noi diciamo, lo possiamo ammettere che ogni parola che noi abbiamo scritto, abbiamo sempre poi dopo l'abbiamo sempre sottoposta allo sguardo di Lucilla. Pertanto quelle che lei non ha scritto sono state comunque da lei poi super visionate. Questa è una cosa molto bella. Abbiamo dicono, tutti riletto tutto quello che abbiamo scritto, non solo le parole in lingua. Alcuni degli altri manuali, noi chiaramente stasera non ne parliamo, ma non solo per una questione di educazione e di eleganza, che conta, che comunque come che si mette a parlare degli altri manuali. Posso dire, rispetto a chi dice ho studiato sulla Bagnano, alcune cose non mi tornavano. E bisogna anche dire che sono alcuni manuali che sono anche sempre un po' rieditati e magari un po' rimaneggiati, a volte certi passaggi possono saltare. Detto che sulla Bagnano si sono formati praticamente quasi tutti i docenti d'Italia per decenni e decenni. Noi abbiamo cercato di riscrivere la storia della filosofia, non c'è nulla da inventare, ma c'è anche da riscriverla, da vederla da un altro punto di vista, da renderla più fresca, bisogna connettere i passaggi. Un manuale, noi speriamo di aver fatto un buon manuale, ditecelo, e anche per come è scritto e per come i passaggi sono appunto legati. A volte sono dei manuali, o alcuni magari alcuni autori, perché puoi anche avere un manuale bellissimo che magari ha un Hegel brutto, no? Non so, è chiaro. Noi abbiamo cercato di collegare tutti i passaggi all'interno di una produzione filosofica su dei filosofi più voluminosi. Hegel, Kant, appunto, Nietzsche, Platone, Aristotele, quelli più voluminosi, hanno cercato di dare vita a una serie di collegamenti, cioè mantenere il ragionamento il più collegato possibile, perché altrimenti lo studente studia con parti stagne, ripete un paragrafetto e non è il nostro obiettivo. Noi abbiamo un po' l'ambizione, la pretesa di insegnare un po' a ragionare, o meglio a dare gli strumenti per ragionare. Masse potere, ci sono tantissime cose. Ciao Sara Grillo, ben arrivata. Filosofia del presente sta contribuendo tantissimo al
alla discussione e cita, sì, è vero, quello che è stato un maestro, un docente di Daniele Gorgori, cioè Enrico Donaggio. Siamo dunque adesso a Lucilla, andiamo al terzo volume, un autore che chiaramente avete già sentito nominare, che qualcuno di voi conoscerà, ma che nei manuali non è veramente trattato, posso dirlo, come lo abbiamo trattato noi. Non c'è mai. Allora, qualcuno di voi mi conosce perché sono già stata ospite nel canale qualche anno fa. Io, al contrario di Matteo, Stefano e Daniele, non sono una docente, ma sono stata una studiosa del pensiero politico e sono torinese. Vi do queste due informazioni perché rendono chiaro il motivo per cui abbiamo deciso che stasera mi sarei occupata di questo filosofo di cui sto per svelarvi l'identità. Abbiamo stabilito, infatti, che io vi intrattenga brevemente su Norberto Bobbio, un filosofo torinese che trovate nella 12ª unità del nostro terzo volume. L'unità è dedicata alle teorie politiche ed è corposa, sono quasi 60 pagine. È pronta la scena? È suonato un time. Sono quasi 60 pagine, dicevo, l'unità, da Kelsen, che è anche un autore poco frequentato dai manuali, a Hannah Arendt, passando per Schmitt e diversi altri autori. Dunque, io vorrei parlarvi delle ragioni per cui Bobbio non dovrebbe essere ignorato da un manuale scolastico di filosofia. E queste ragioni sono molteplici. Ma stasera vi mostro una prospettiva che non troverete nel manuale, insomma, un'esclusiva. In una manciata di parole, secondo noi, Bobbio non può essere ignorato perché è un classico. E qua adesso sta per venire fuori il mio amore per le etimologie che ho dimostrato nella parola in lingua. Classico, dicevo. Classico è un termine che deriva dal latino classis, che significa classe, proprio nel senso di ceto, di gruppo sociale. Nell'antica Roma i classici erano i cittadini appartenenti alla prima classe di censo. E per estensione il termine passò poi a significare che si distingue, eminente, eccellente. Ecco, l'opera di un autore classico deve essere letta proprio in ragione di questa sua eccellenza. Un classico si studia perché è tra i migliori, la sua opera è di prima classe. Ed è proprio Bobbio stesso a darci una definizione di classico in Teoria generale della politica, un'opera fondamentale del 1999, e su questo, sulla sua definizione, lascerei la parola a Bobbio, che scrive meglio di quanto io non parli. Definisce il classico in due passaggi dell'opera, vi leggerò il più sintetico. Per assurgere nel cielo dei classici, un pensatore deve avere riconosciute queste tre eminenti qualità. 1. Deve essere considerato come un interprete dell'epoca in cui visse, tale che non si può prescindere dalla sua opera per conoscere lo spirito del suo tempo. 2. Deve essere sempre attuale, nel senso che ogni generazione senta il bisogno di rileggerlo e, rileggendolo, di darne una nuova interpretazione. 3. E ultimo, deve aver elaborato categorie generali di comprensione storica di cui non si possa fare a meno per interpretare una realtà anche diversa da quella in cui le ha derivate e a cui le ha applicate. Ecco, un po' provocatoriamente voglio riflettere ad alta voce con voi, domandandoci se è possibile considerare Norberto Bobbio un classico secondo la sua stessa definizione. Procediamo bobbianamente con ordine. 1. Interprete. Considerando che la sua produzione copre tre quarti del Novecento circa, saggistica, ma anche è stato anche editorialista per la stampa per lungo tempo. Bobbio ha spesso rivendicato un ruolo anche critico nella società. Ci siamo interrogati e ci siamo chiesti: Bobbio è stato un autentico interprete dei problemi del suo tempo? Ci abbiamo riflettuto e noi risponderemmo sì, assolutamente sì. Secondo criterio.
chi è che sta picchiando? È il mio gatto, ora lo prendo. Stefano, passa il microfono un attimo. Sta col microfono, vado a prenderlo. Sì. Secondo criterio. L'opera di Bobbio è prendemente attuale? Avvertiamo la necessità di rileggerla e interpretarla nuovamente? Ebbene, noi questa caratteristica gliela riconosceremmo. Opere pubblicate postume, letteratura secondaria su Bobbio che prolifera ancora, specialmente in America Latina, in occasione delle ricorrenze di nascita o morte del filosofo, a Torino lo sappiamo bene, si continuano a organizzare manifestazioni culturali e convegni di discussione dedicati a lui. Inoltre, ad esempio, l'editore di Destra e Sinistra, un saggio degli anni 90, addirittura ha sentito l'esigenza di ripubblicarlo non una ma due volte, a 20 anni e poi a 30 anni di distanza dalla sua prima uscita. Un'edizione commentata nel 2013, tra gli altri, da Matteo Renzi e l'edizione dell'anno scorso da Nadia Urbinati, due interpreti diversi come generazione, come genere, come mestiere. Dunque, il continuo fiorire di riletture, ma anche, perché no, di fraintendimenti del pensiero bobbiano, dimostra, a nostro avviso, come a tutt'oggi le sue teorie possano essere considerate un punto di riferimento ancora attuale. Insomma, sono invecchiate bene. Infine, l'ultimo elemento della definizione di Bobbio è forse il più rilevante. Quindi domandiamoci se i paradigmi teorici che ha ideato sono così utili da continuare a essere usati per la comprensione di mondi anche differenti da quello che li ha prodotti. E secondo noi sì. Le categorie bobbiane hanno ancora un effetto chiarificatore. Pensiamo ad esempio alla sua definizione minima di democrazia, che ho ripreso anche durante il webinar La Terza, che trovate nel manuale. È stata pensata negli anni Ottanta e si adatta non solo alla Prima Repubblica, ma anche alla democrazia antica, e sembra anche oggi poter essere uno strumento per comprendere i regimi nei quali viviamo e misurare le loro eventuali degenerazioni. Inoltre, non si tratta strettamente di categorie, ma pensiamo ad alcune delle sue riflessioni, ad esempio su quelle di possibilità di voto elettronico che troverete in antologia sul manuale, che sono davvero degli occhiali che possiamo inforcare ancora oggi per guardare questi temi e riflettere su essi. E infine, di nuovo, non si tratta di categorie, ma metodo. L'approccio di Bobbio è ancora utile per orientarci. Il suo modo di procedere era analitico e descrittivo, distingue e compara per arrivare a conclusioni razionali. È un metodo che deriva da quello scientifico ed è un grande strumento di comprensione di ogni tempo e luogo, perché adoperarlo ci mette noi stessi nelle condizioni di capire da soli, ad esempio, perché non siano indiscutibili alcuni slogan che invece un certo discorso politico presenta e pretende come indiscutibile. Dunque, alla luce di questa ultima caratteristica in particolare, ma di tutte e tre, crediamo che interrogare l'opera, il pensiero di Bobbio, può essere utile per comprendere meglio la nostra contemporaneità e interpretare anche dei contesti differenti da quello che li ha prodotti del Novecento italiano. Ebbene, ecco spiegata in 5 minuti una delle ragioni perché un filosofo come Bobbio non è marginale nel pensiero politico contemporaneo e dovrebbe trovare un po' di spazio in ogni buon manuale scolastico di filosofia. Grazie. Grazie Luci, come noi speriamo di aver fatto. Abbiamo superato l'ora, dopo l'ora è chiaramente stacanovismo. Io ho delle live di 2 ore e 30 sulla rivoluzione russa, ma non sarà questa sera la live di 2 ore e 30. Dunque io aprirei alle domande, le ultime domande sul manuale, sulla didattica, su quello che volete appunto chiederci. Alcuni prima mi avevano chiesto gli autori, no, più recenti, più contemporanei che abbiamo trattato, e devo dire che, scontati perché sono dei giganti, Foucault, Derrida, Deleuze, venendo più vicino a noi, Lyotard, Vattimo, Bauman,
Habermas. E poi la nostra anche un po' chicca, lo ribadisco, abbiamo il nuovo femminismo, abbiamo dunque la Carla Lonzi, Angela Davis, abbiamo la Butler, Donna Haraway, cioè siamo arrivati veramente ai dibattiti proprio della ultra contemporaneità. Qualcuno ha citato Gramsci, io non so, ne ho visti tanti di manuali, noi abbiamo un Gramsci di 9 pagine sulla manualistica scolastica di Gramsci non sono da tutti, abbiamo una buona e anche approfondita Rosa Luxemburg, e poi abbiamo ovviamente la filosofia del linguaggio, la filosofia della scienza, ma qui siamo già i classici di Popper, chiaramente. Abbiamo un Wittgenstein a nostro avviso accessibile e comprensibile. Ecco, noi abbiamo Husserl, che è sempre quell'autore, no, lo si fa, non lo si fa, no, non facciamolo, gli studenti non riescono poi a comprenderlo. Colui che l'ha analizzato l'ha fatto, secondo me, benissimo. Quelli che l'hanno letto hanno detto: abbiamo finalmente capito Husserl. Dunque, veramente ci siamo sbizzarriti, la scuola di Francoforte e poi anche dei cavalli di battaglia di Daniele Gorgone, i suoi studi, è veramente una chicca. Adorno, chiaramente Horkheimer, abbiamo Fromm, abbiamo Benjamin, un po' come il primo volume abbiamo la fortuna, no, di avere Stefano che ha studiato gli arabi, ha studiato i medievali, cioè abbiamo dato quello che noi pensavamo essere, no, una scaletta, proprio una scaletta il più possibile ricca e coinvolgente. Sempre, vi ripeto, con le domande poste a inizio capitolo, che ritrovate strada facendo lungo il manuale, così gli studenti, quando affrontano i temi, quando studiano, hanno veramente una linea rossa che li può accompagnare lungo tutto il percorso. E poi dopo abbiamo, secondo noi, anche li stiamo sperimentando anche noi in questi mesi, io e Daniele, che insegniamo alle quinte, abbiamo un Freud, non solo Freud, perché abbiamo messo veramente Jung, abbiamo Adler, alcuni hanno detto: ah, bravi, non vi siete fermati soltanto a Freud, un accenno dunque agli altri, e abbiamo ovviamente un robustissimo Nietzsche, abbiamo un robustissimo Marx è veramente molto molto imponente, che come vetratura. Noi vi abbiamo detto tante cose, se avete delle domande, i wow sono bellissimi, grazie prof, certamente. Noi, Francesca, io arrivo, non so, se mi dici che di persona al liceo finalmente manca poco, vuol dire adesso che arriverò e farò, non so, una lezione, presenterò anche il manuale, voi contattarci. Lucilla sta tornando tra di noi, che è saltata, eccola qua. Sono tornata, non so cosa sia successo. Lo spirito di Bobbio l'aveva richiamata. Ciao Luci, è tornata. Stavo un po' presentando, in base alla domanda in chat, un po' anche gli autori più vicini a noi, gli autori contemporanei che abbiamo trattato. Aspettiamo le ultime domande, poi dopo salutiamo, ovviamente. Ci sono delle cose che avremmo voluto ancora mettere, chissà, magari poi in altre edizioni metteremo. Io forse, Matteo, volevo rispondere alla, c'era una, cioè, quindi mi è passata davanti una domanda, Umberto Eco, sì. A proposito di tagli che purtroppo siamo stati costretti a fare, perché ovviamente la paginazione era tiranna e purtroppo, come dire, l'abbiamo inserito, come diceva prima Stefano, nel laboratorio, parlando, sì, del nome della rosa, e quindi un piccolo omaggio a Umberto Eco. A mio avviso è uno di quegli autori, così come Bobbio, che meriterebbe delle pagine invece proprio, diciamo, all'interno dei capitoli, per tutto, insomma, il suo lavoro come semiologo, ma non solo. Purtroppo, insomma, abbiamo dovuto fare questa scelta, chissà, magari una seconda edizione ampliata ci sarà. Assolutamente, è uno dei primi che rientrerà. Ringraziamo Luca, che ci saluta e ci ringrazia per la serata. Cioran ce l'ha messo online, mi sembra, perché anche qui per motivi di spazio, è stato trattato, ma anche lì, andando online, lo troverete sul,
poi sul pessimismo abbiamo lavorato molto sull'utopia, sulla distopia. Mi raccomando, richiedete anche il volume 2, perché abbiamo ad esempio un Kant con la ragion pura veramente molto chiara. Sulla pratica abbiamo questo tutto il laboratorio dove ci sono De André, dove c'è Breaking Bad, dove c'è Schindler's List. Ho cercato di declinare i temi della morale vicino a noi, la lotta di classe, la dialettica servo padrone di Hegel, l'abbiamo riportata al cinema con Django, con Odissea 2001 nello spazio, con Parasite. Abbiamo cercato di far vedere come il tema della coscienza che cresce dentro un percorso di armonia, bensì di scontro, sia appunto ritrovabile ad esempio in grandi opere cinematografiche del nostro tempo, ok? Il manuale quindi è disponibile, certo, Sara è disponibile per gli insegnanti che possono richiederlo sul sito La Terza. Pensiamo che fine marzo, sicuramente aprile, sia poi disponibile sul sito La Terza per tutti e sui portali, sul libraccio, su Amazon potrete acquistarlo, ma ditelo questa sera anche ai vostri colleghi, se conoscete colleghi di storia e filosofia che non conoscono ancora Prima Filosofare, è l'occasione. Il Severino è stato un testo importante, ma i testi del passato, Severino, Antise, sono testi importanti su cui molti hanno studiato, anche in questo caso. Poi ogni cosa ha un po' il suo tempo e le generazioni cambiano, la filosofia ha due ore, il linguistico, le scienze umane, le scienze applicate, mille progetti. È importante avere un manuale che ha tanti autori spiegati in maniera accessibile, rigorosa ma accessibile, e poi gli insegnanti scelgono. L'idea del tutto chiaramente è impraticabile. Qui lo faccio a Daniele questa domanda. Gli attuali epigoni di Franco Fortesi sono all'altezza dei maestri? L'altezza mi sembra sarà Sandì la risposta. E in quale modo si ricollegano ancora al marxismo? Daniele. Ma adesso che qua ci sarebbe ovviamente bisogno di molto più tempo per rispondere. Allora, chiaramente Habermas, già se lo consideriamo appunto come la seconda generazione, non so se metterlo allo stesso livello dei grandi maestri come Adorno e come Horkheimer, però sicuramente è un autore che ha attraversato anche lui davvero decenni e decenni, sempre analizzando la società, sempre intervenendo, esprimendo il suo punto di vista. Insomma, è stato un autore sicuramente importante. Honneth e diciamo gli autori più recenti ovviamente portano avanti e trasformano però anche un po' quella che era la scuola di Francoforte, che chiaramente da un lato mantiene, secondo me, quel fascino legato alla teoria critica, che appunto è ancora oggi più che mai necessario, e allo stesso tempo è necessario, diciamo così, aggiornare determinati concetti o comunque saperli adattare a un tempo diverso. Sono comunque passati 80 anni dal cuore dell'elaborazione, quasi 90 ormai, insomma, dal cuore dell'elaborazione francofortese, quindi chiaramente è necessario poi aggiornarla al XXI secolo. Assolutamente. Per me Habermas è uno dei grandi, poi personalmente forse anche visto troppo, chiedo scusa, cioè per me è anche un po' invecchiato male in alcune ultime analisi, però ci può stare in una produzione che copre anche un arco di tempo grandissimo, cioè è difficile anche, no, rimanere... No, è uno di quegli autori che però appunto ha dialogato con Gadamer, certo. Ha dialogato con i filosofi della scienza, con i filosofi analitici americani, cioè è stato davvero, insomma, ha incarnato un po' la filosofia continentale per tanti decenni, da un certo punto di vista. Ecco. La domanda, ma non per snobberia, perché... Così è un po' una cosa che ho già detto più volte, le domande su Diego Fusaro, non ne parliamo, semplicemente non è qual momento il contesto, magari in privato mi scrivete, ma anche se non ho nulla da dire, nulla da esprimere, perché ognuno è sotto questo cielo libero di portare avanti le sue letture anche della filosofia, del marxismo o di altri autori. Bene, bene, Chomsky c'è un riferimento a Chomsky, assolutamente. Massimino ci chiede, guarda che pubblico abbiamo, qua abbiamo anche un pubblico raffinato.
Renato, ci chiedono gli epigoni di Francoforte, ci chiedono Cioran, ci chiedono appunto Chomsky. Sì, c'è. Domande, e Mainelli ci dice: peccato, non, insegnando matematica non posso adottarlo. Mainelli, cercherò un modo di fartene poi avere una copia. Bene, io direi veramente che siamo alle conclusioni. Una battuta finale a tutti i miei tre compagni di viaggio, e poi noi vi salutiamo. Il video rimarrà appunto sul mio canale YouTube, lo condividerò sui social. Se avete piacere, appunto, condividetelo anche voi, soprattutto a colleghi di filosofia e storia, di filosofia chiaramente, poi la cattedra abbinata non alle scienze umane, ma negli altri licei è appunto abbinata. Noi abbiamo cercato di costruire un manuale per l'oggi, per poter interpretare il presente, appunto, avendo questi maestri a disposizione. Qualcuno mi chiedeva di Gadamer c'è, secondo me un bel Gadamer, e la lezione di Gadamer è che i classici in questo caso sono tali per le domande che noi gli poniamo, diventano classici nel momento in cui noi li interroghiamo e loro ci danno delle risposte, però siamo noi di fatto che determiniamo le loro risposte, perché le domande che gli facciamo sono quelle del presente, le domande del 2024 che possiamo fare a un autore del 500, 600 o dell'antica Grecia, non sono le domande che gli venivano magari fatte in altri anni, in altri secoli. Dunque le risposte saranno in parte simili, in parte diverse, ma l'attualità della filosofia sarà la nostra capacità di interrogare i filosofi. Nel volume 2 abbiamo quei giganti di cui prima, ma oggi Hobbes e Machiavelli, con il gran ritorno della guerra, del tema dello Stato sovrano, sono dei autori fondamentali da mettere appunto in un bagaglio culturale di un liceale, e non solo di un liceale, anche di uno studente, diciamo, no, che si appresta, no, a uno studente che si appresta a vivere noi 16, 17 e 18 anni. E lo stesso dicasi chiaramente per tutti i temi legati alla mente, perché quando oggi si parla di intelligenza artificiale e noi abbiamo delle parti, dei box, delle rubriche dedicate all'intelligenza artificiale, non dobbiamo mai dimenticarci che il linguaggio computazionale di Hobbes, che è la res cogitans e il rapporto con la res extensa di Cartesio, per andare avanti, Locke, Berkeley, eccetera, eccetera, sono alla base delle riflessioni odierne sull'intelligenza artificiale. Noi dunque abbiamo cercato anche in questo caso di dire: guardate, il manuale non è, no, per abbellimento delle librerie a nostre spalle, prendetelo, usatelo, leggetelo, criticatelo, va bene, ma la cosa importante è che la filosofia ci servano per comprendere la realtà. Quando sono arrivati, ci stanno ringraziando, grazie a voi, ci rivedremo presto, tornerò a fare le dirette, perché finito il manuale qualche tempo, no, non avrò, perché adesso andrò in giro con uno spettacolo, però mi prometto di fare qualche diretta in più. Andiamo in saluti con anche un'ultima vostra riflessione su una cosa, volete dire, che è assolutamente imperdibile del manuale, che devono leggere, una cosa che siete legati. Cominciamo da Stefano. Beh, l'hai citata prima, secondo me un elemento che distingue il manuale, parlo del primo volume, sicuramente la figura di Pazia, secondo me è un capitolo coinvolgente, un capitolo dove noi comunque assumiamo una prospettiva sulla figura di Pazia, che cerchiamo di mettere in evidenza la sua portata filosofica e scientifica, ma anche la sua portata come figura politica nell'Alessandria del tempo. Quindi sicuramente se c'è un capitolo chicca, io direi Ipazia, sicuramente. Giusto, molti l'hanno chiesto, io quando ho messo su Instagram, sui social, parte di quel capitolo, devo dire che sto accolto con entusiasmo dicendo finalmente era ora di dare questo spazio ad Ipazia. Lucilla, i tuoi saluti e poi il tuo, no? Anche ancora consiglio, il Barba Simposio. Tornerà Aristotele, l'inferno, che ci dicono? Prego, Lucilla. Non posso che dire la parola in lingua. La parola in lingua è un box che c'è in tutti i capitoli, quindi ne abbiamo scritte a trilioni, e non è una semplice voce di glossario, è veramente un piccolo approfondimento che in parte ha lo scopo di andare
alla radice della parola, insomma, oggetto di studio, ma in parte anche allo scopo di dirci qualcosa sul linguaggio, ovvero che le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti, le parole che scegliamo si portano dietro non solo la loro etimologia, ma la loro storia, la loro evoluzione, e il linguaggio lo fanno i parlanti, quindi le parole cambiano, possono anche capovolgere il loro significato dall'antichità o insomma dal loro etimo a oggi, e abbiamo provato a farle in tutte le lingue del mondo, veramente dall'arabo al greco al tedesco, ne abbiamo tantissime, sono divertenti e importanti. E ad esempio, per chi o il manuale alle scienze, il manuale a tutto, no? Per i linguistici, questo ad esempio è veramente una rubrica particolarmente ricca. Poi lo dico perché una delle caratteristiche di Lucilla, e che è un suo veramente valore, qualità che ho apprezzato lavorando con lei, è anche la modestia e il basso profilo. Lei è un'esperta anche di Platone, il suo contributo nel taglio di Platone è importantissimo. Noi tutti ci ritrovavamo su un Platone politico, perché è il modo che io di leggerlo, ma che anche Lucilla, che Daniele, che Stefano, perché è vero che lui è il padre della metafisica, il padre padrone con Parmenide della metafisica. Lui, Platone è tutto il contrario di tutto, per quello è un gigante. Però se c'è un qualcosa che per noi emerge forte, fortissimo, di Platone e il suo anelito, costruire una città giusta, cioè di tutto il mondo, la città giusta è città ordinata, equilibrata, armonica, in cui l'uomo può essere felice, la donna può essere felice, ed è lo specchio dell'ordine cosmico. Dunque la stessa cosmologia Platone la piega, no, alla dimensione politica. E per noi, no, abbiamo veramente fatto un Platone che vi consigliamo, no? Uno stato giusto per un uomo giusto, no? Il Platone che vi proponiamo. Grazie ancora Lucilla per tutto, no? E Dani, vediamo a te. Ci stiamo salutando nel frattempo. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ma allora io volevo evidenziare il fatto che mentre scrivevamo questo manuale, ci cioè, abbiamo messo tanti anni, di fatto molte cose che scrivevamo, poi almeno io, ma credo anche Matteo, le provavamo in classe. E quindi molte cose che trovate sono state testate, diciamo così, su dei ragazzi e delle ragazze inconsapevoli di svolgere la funzione di cavie, no? Vabbè, sto senza esagerare, no? Sto scherzando, però effettivamente alcuni laboratori, come i filosofi a duello o alcuni laboratori delle connessioni, effettivamente io li ho proprio usati in classe per vedere se funzionavano, per vedere se effettivamente c'era una risposta da parte dei ragazzi. E quindi entrare in classe per parlare della res cogitans et res existentia, far vedere un episodio della serie TV Altered Carbon di Netflix, cambia un po' le carte in tavola e permette però effettivamente Assolutamente. di discuterne con i ragazzi, con una nuova modalità, con strumenti diversi, con appunto ovviamente una serie TV, ma può essere invece un altro modo per affrontare un grande classico come Cartesio. Bene, bene, siamo i saluti, veramente vi ringraziamo per essere stati con noi così numerosi sino alla fine, dall'innesco che poi porta una domanda al presente, sino alle connessioni, ogni veramente unità cerca di tenere lo studente dentro un discorso di senso che gli possa anche servire. Questo abbiamo cercato veramente di farlo sempre. Il fatto che nasca da anche un autore vecchio, come sono io, che ho 50 anni, che insegno da 24. E molte cose le ho sperimentate veramente, i film che proponiamo li ho fatti vedere, gli esercizi che proponiamo li ho fatti con dei giovani ricercatori, autori, per Lucilla un'esperienza anche longeva di Biennale Democrazia, e Stefano degli studi teologici alle spalle e Daniele, oltre, no, ai suoi studi con Donaggio, tutti i laboratori politici, seminari poi ci tenuti, e anche ormai in classe da diversi anni, e dunque nasce anche da un'esperienza concreta. I compiti di realtà che vi proponiamo sono compiti di realtà che in molti casi abbiamo proprio sperimentato noi. E dunque vi diamo anche un po' la nostra esperienza, sperando, no, che possa servirvi, la condividiamo e poi speriamo di avere chiaramente
i vostri feedback. Prima filosofare, lo sappiamo che prima bisogna vivere e poi filosofare, perché se non abbiamo la pancia piena, se non abbiamo i carboidrati, le proteine, se non abbiamo ciò di cui sostiene questo corpo, il cervello si atrofizza, non potremmo neanche pensare, ma a noi piace dire prima pensare, cioè prima filosofare, perché alla fine noi, se vogliamo dare un senso alla nostra vita, dobbiamo appellarci a quell'arte antichissima, che è quella del pensiero e del ragionare, che sono poi il cuore pulsante della filosofia. Vi abbraccio tutti, cari amiche e cari amici, ciao. Primo filosofare, edizione Garzanti, il nuovo manuale per i licei. A presto. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.